Serie B-Win, tutti i colori della passione. Sassuolo e Frosinone si affrontano oggi per la 20ª giornata di Serie B-Win e in palio, oltre ai tre punti, c'è anche un Natale tranquillo. Perdere vorrebbe dire chiudere il 2010 in fondo alla classifica, un rischio che né i ragazzi di Gregucci né quelli di Carboni vogliono correre. Quattro i precedenti tra le due squadre, due pareggi e due vittorie per il Sassuolo. Al Braglia di Modena arbitra Ostinelli, coadiuvato da Manzini e Schenone, quarto uomo Fabbri. Il 17esimo esce Grippo, ma non entra ancora Caetano Khalil, visto che la panchina del Frosinone non era pronta. Ne approfitta allora il Sassuolo. Al 18esimo vediamo il cross di Rea e Martinetti in ottima posizione, batte Siciliano di testa, dormita della difesa del Frosinone. Guidi e Scarlato si dimenticano di Martinetti e qui lo vediamo tutto solo in posizione regolare, non in offside. Segna al 20esimo. Ci prova il Frosinone con Lodi, la punizione ribattuta dalla barriera e poi Cariello, finta il tiro e poi di sinistro Bressan fa sua la sfera sul terreno reso ghiacciato dalla neve della notte scorsa. E al 22esimo un'altra punizione per il Frosinone, ancora Lodi, l'incrocio dei pali e poi forse anche un tocco di Bressan, libera poi la difesa, rivediamo ancora Bressan che vola. E al 23esimo però ce la fa il Frosinone a pareggiare con una bella girata di Stellone. Abbiamo visto il lancio di Lodi, il colpo di testa di Santorugo e Stellone si gira di sinistro, batte Bressan. Ma il Sassuolo insiste, cross di Quadrini e arriva ancora Martinetti che sigla il 2-1 a vuoto. I due centrali del Frosinone, Guidi e Scarlato, vediamo il cross in mezzo e la conclusione di Martinetti, doppietta per l'attaccante nero-verde. Al 28esimo Quadrini di destro, la punizione finisce sulla traversa e Noselli non ci arriva di pochissimo. Al 40esimo un corner per il Sassuolo, sulla palla c'è Quadrini, vediamo la sua battuta, il tocco di Polenghi e Martinetti sigla il 3-1, gol per l'attaccante del Sassuolo, tripletta personale. E vediamo ancora il corner di Quadrini, il tocco di Polenghi e Martinetti si ritrova la palla sulla testa per il 3-1. Secondo tempo e il calcio d'inizio lo dà il Frosinone che deve recuperare dal 3-1. Al 69esimo però un contropiede del Sassuolo, Troiano dalla sinistra si accentra, poi decide per il cross, Noselli batte Siciliano in uscita, l'ex bomber del Mantova, e sono 4-1 per il Sassuolo. Vediamo ancora l'idea di Troiano, bello il cross, Noselli tocca sporco. Al 74esimo però è il Frosinone, Catacchini per Santoruvo e Sansone, neo entrato, segna il gol del 4-2. Vediamo ancora la conclusione di Sansone. Al 75esimo minuto dopo però il Sassuolo chiude definitivamente la partita con Martinetti che batte Siciliano, poker dell'attaccante del Sassuolo, rivediamo ancora, batte Siciliano in uscita. Ma non è ancora finita, al 91esimo c'è spazio ancora per un erroraccio di Polenghi, Santorugo lo anticipa ed è il gol del definitivo 5-3. Rivediamo ancora la conclusione di Santorugo per il Sassuolo, è il ritorno alla vittoria in casa dopo un lungo digiugno durato un mese, finisce infatti 5-3 per i padroni di casa e per il Frosinone, l'ottava gara di fila senza vittoria.